Ciao a tutti e bentornati sul mio canale in Cucina con Rosaria con una ricetta salata. Oggi basta avere un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e andiamo a realizzare dei piccoli antipasti. Diciamo che possiamo farcirli con ciò che abbiamo in casa, quindi insomma far venire fuori tutta la nostra creatività. Ma vi garantisco che sono molto molto semplici e di tanto in tanto anche un rotolo di pasta sfoglia può fare festa a tavola. Io vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina per poter vedere tutte le ricette che andrò a fare e andiamo a fare questi antipastini insieme. Come dicevo, gli ingredienti sono pochissimi. Qui vedete un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 100 grammi circa di mascarpone o ricotta, quello che più vi piace, 100 grammi di patè di olive, semi di chia quanto basta, oppure semi di papavero, quello che è di vostro gradimento, e un uovo. Partiamo con il nostro rotolo e iniziando a spalmare il nostro mascarpone. E subito dopo spalmo sopra il patè d'olive. Ora prendo una rotella tagliapizza e vado a tagliare la mia sfoglia in 7 parti. Ora possiamo arrotolarli. Ora prendo l'uovo, lo vado a sbattere un po' e vado a spennellare i miei rotolini. Passato l'uovo, do una leggera spolverata con i semini di chia. Come dicevo, potete decidere sempre per i semini di papavero, semi di sesamo, ciò che vi rende più gradevole il vostro involtino. Ecco fatto. Nel frattempo ho acceso il forno, ventilato, preriscaldato, 180 gradi per 20-20 minuti circa. Inforniamo. Ecco qua, appena sfornati. Adesso ne apriamo uno, ma coltello e forchetta perché scottano. Buonissimi. E ora possiamo impiattarli. Ecco qua i nostri involtini, fagottini, insomma possiamo chiamarli come più ci piace. Sono serviti, potete logicamente farcirli con quello che avete in casa o con quello che è di vostro gradimento. Lasciate un commento sotto al video e ci vediamo nei prossimi. Ciao a tutti!